Allora, per chi ci segue in radio è arrivato un cestone di considerevoli dimensioni, pieno di pane di ogni tipo, ce l'ho accanto e in questo momento il profumo che emana è tale da impedirmi di parlare perché l'acquolina in bocca è promettiamo troppa. Di riportarlo al suo proprietario. Diamo intanto il buongiorno anche a Simona. Allora, io vi dico che è qualcosa di spettacolare. Io intanto mi eclisso dietro. Forme e anche tanti gradi di colore diverso. Perché abbiamo questo cestone di pane? Andrea, smettila, vai vicino al microfono e non toccare nulla. No. Perché oggi è la giornata mondiale del pane, che viene indetta ogni anno il 16 ottobre. Nel nostro territorio provinciale ci sono tantissimi forni che ancora operano quotidianamente e producono questo pane fragrante, croccante, che veramente è una meraviglia. Non dire fragrante, croccante, no, lo dico lo perché bianco. Quando ce l'hai così vicino ti senti proprio che questi aggettivi ti assumono significato. Dal profondo. E dobbiamo dire che noi abbiamo questo pane splendido e questo cesto di pane grazie ad una preziosa collaborazione. Diciamo che questo panificio di cui parleremo tra un istante è un panificio storico. Chi passa nel centro storico di Rimini, in particolare sul corso d'Augusto, non può non fermarsi attratto semplicemente dall'odore. Anche se non vuole, perché tu passi e poi distrattamente giri e ci entri. Stiamo parlando del panificio Fellini, che è un punto di riferimento per i riminesi e per la città. E allora noi siamo in compagnia, perché loro sono tutti impegnatissimi, chi in consegna, chi dietro al banco, anzi li salutiamo, gli mandiamo un abbraccio, poi facciamo anche vedere una foto di tutto il gruppo, ma con il loro consulente storico e anche nostro grande amico, per cui diamo il buongiorno a Giorgio Salvatori. Ciao Giorgio! Buongiorno a tutti! E grazie a voi e voi amici belli. Amici belli, l'hashtag amici belli. Il nostro amico Giorgio, che proprio grazie alla consulenza e all'amicizia con la famiglia Fellini ci racconta un po' anche, se vuoi, Giorgio, perché poi tu l'hai immortalato tante volte, la passione di questa famiglia di continuare a fare il pane come si faceva una volta, perché oggi diciamo che ci sono tante modalità di mangiare il pane, ma poi magari daremo anche qualche consiglio su come riconoscere il pane artigianale da quello invece precotto, surgelato, cotto al momento e quant'altro, ma la passione di una famiglia. Sì, questa è la cosa sicuramente più interessante, la peculiarità di questo panificio che proprio oggi compie 75 anni di attività, quindi è il suo compleanno, quindi è una ricorrenza cui la famiglia Fellini tiene molto. È nata il 16 ottobre 1948 a Cesena e poi si è radicato nel cuore di Rimini in tutti questi anni nel centro storico di Rimini. La cosa che a me colpisce molto di questo panificio è i clienti che quotidianamente ogni mattina vanno a prendere il pane. È un gesto semplice, però forse ormai dimenticato, forse dalle tradizioni più, dalle generazioni più giovani, però è bello vedere che tutte le mattine si va a comprare il pane, si esce con questo profumo che, come state sentendo voi, Andrea in particolare, è meraviglioso. E quindi ecco, io vorrei semplicemente fare gli auguri per conto di Donatella, che è al banco, e Fabio Fellini che sta facendo le consegne, ringraziando di fatto sia tutto lo staff che in questi anni ha sempre seguito la storia di questa famiglia e anche i lavoratori, cioè i collaboratori sono parte di questa grande famiglia. E tutti i clienti che in questi anni hanno seguito quasi in maniera quotidiana quello che è un po' la tradizione dei prodotti che Fellini propone tutti i giorni, dalla colomba nei periodi pasquali al panettone sia a Natale che a Ferragosto, e tutti i prodotti sia di carattere panificatori
sia di carattere di pasticceria, di gastronomia, di pasta fresca. Guarda, esatto, infatti secondo me Giorgio, quando si entra, cioè io praticamente conduco insieme al gesto di pane, che quasi quasi io è molto meno molesto di me. No, io devo dire che a parte che sembra quasi un cesto di fiori, di cose, sai quando ti portano, io credo che anche solo si viene in mente, cioè è bellissimo. Questo è un appello anche che lancia Simona, non fiori ma pane ma opere di pane. No, perché intanto ringraziamo anche la signora che questa mattina ce l'ha fatta avere, insomma, poi ci ha portato Simona anche Fellini, ecco, ci ha portato anche dei grissini, dei dolcetti, che è stato un regalo prezioso, insomma, quindi la ringraziamo, non ce n'era assolutamente bisogno, però ecco, però la cosa bellissima è quello che dicevi, cioè nel senso, moltissimi entrano per acquistare il pane al panificio Fellini, ma immaginiamo anche in tanti ancora panifici del nostro territorio che mantengono questa aderenza, perché comunque il pane è ancora parte della nostra alimentazione, anzi sarebbe bene lo fosse, e soprattutto il pane fresco ed artigianale. Poi non vuoi prendere, che ne so, qualche altra leccornia dalla gastronomia o quando qualche dolcetto, qualche cosa da, cioè, quindi Giorgio, io immagino che tu quando entri, perché chiaramente tante volte anche per il tuo lavoro vai al panificio, sei attratto un po' da tutti, dai, da tutto, diciamolo. Cioè mantenersi a linea è difficile, mantenersi in è linea difficile. È molto difficile non farsi, come dire, attrarre da alcuni prodotti. Però vorrei segnalare a questo riguardo che il pane adesso viene fatto con farine particolari, con ricette anche speciali, e per cui c'è anche il pane low carbo, quindi con poche calorie e molte proteine. Vedi? La cosa interessante quindi è che ogni giorno, oltre ai pani tradizionali, ci sono pani che vengono fatti solo quel giorno con farine meno lavorate, quindi integrali, con l'uso di cereali, con l'uso di anche di spezie particolari, che possono tra l'altro durare anche più di un giorno. Ecco, io credo che sia questa la grande differenza, cioè se tu prendi il pane artigianale fresco, la possibilità che perduri, poi chiaramente dipende anche dal pane che acquisti, è quella che ti rimane, insomma, se non lo consumi tutto in giornata, il giorno dopo, quello ancora successivo, magari poi lo scaldi un attimo, diventa sempre molto utilizzabile. Tutto il resto poi, sì, insomma, per carità, ognuno può fare le scelte che vuole, ci mancherebbe altro, però è importante far capire ai consumatori, e questo c'è anche una battaglia che le varie associazioni di categoria stanno portando avanti, del fatto che il pane fresco artigianale deve essere indicato, quindi quando noi andiamo ad acquistarlo, non dico al panificio dove è normale prenderlo ed è sicuramente fresco ed è di giornata, ma anche se andiamo nei supermercati, fate grande attenzione, perché c'è proprio una differenza e deve essere segnalata, ed è bene che lo sia, tra quello che è il pane fresco artigianale e invece tutti gli altri pani che non possono essere definiti, tipo il pane cotto parzialmente poi congelato che poi prosegue la sua cottura in un secondo momento, come spesso si trova nei supermercati, non è considerato fresco. Questo è importante, esatto, saperlo. Poi ognuno fa le sue valutazioni, le sue scelte, certo, ci mancherebbe, però noi avevamo più scelte piacere, però consapevoli, esatto, di farvi vedere la bellezza. Non potete sentire la bontà, ma anche il profumo potete vedere adesso, la bellezza. Sì, la cosa importante è il lievito madre, esatto, e quindi tutto il tempo per cui viene cotto di notte, viene fatto lievitare di notte, c'è la lunga lievitazione, e quindi c'è ancora la bellezza del lavoro del laboratorio Fellini che fa nottetempo, e la mattina vi invito a passare lì davanti e sentire quel profumo che ricorda un po', diciamo, quando eravamo piccoli, sì, che è la nostra ci portavano storia a scuola il panino con la mortadella, quella nostra, ma guarda, anche adesso, neanche al lavoro, cosa dice Andrea, noi lo facciamo volentieri anche adesso. Allora ricordiamo adesso che tra l'altro il panificio Fellini è bottega storica, è una delle botteghe storiche, sì, del nostro territorio, fortunata, esatto, proprio per questa storia che ci raccontavi, partita il 16 ottobre del 1948, quindi noi chiaramente facciamo gli auguri al panificio, esatto, Fellini, però volevamo anche, esatto, fare un accenno. Fanno, insomma, allarghiamo anche, sì, visto che oggi è la giornata, esatto, mondiale del pane, a tutti coloro che prestano la loro opera proprio nei forni
per garantire a tutti noi un prodotto di qualità. Anche perché ci dicono i diretti interessati, non è neanche semplice trovare i panificatori o comunque i panettieri, perché lavorare, come ci diceva Giorgio, di notte, insomma, oggi e non è un mestiere che tutti amano fare, per cui è bello sentire attraverso anche le tue parole, Giorgio, la passione che ancora porta avanti la famiglia Fellini, loro si definiscono tale, per cui anche da parte nostra un saluto a Donatella e a Fabio e a tutto il gruppo di lavoro. E tanto c'è un omonimo, Giorgio, che ci scrive, dice: quando vado ad acquistare il pane supplico la commessa che faccia presto, perché poi l'occhio cade inevitabilmente sulla distesa di dolcetti e le cornie varie, che più di quel tanto non si resisterebbe. Non lo so noi quanto resisteremo ancora, mi sa che dobbiamo farci togliere questo cesto dalla diretta, perché altrimenti tra un po' non ci vedete più, ci mettiamo sotto il tavolo io e lo abbraccio a mangiare. Cercate di trovare tanta mortadella per riempire quei panini. Guarda, secondo me tutti i nostri colleghi che seguono chiaramente la trasmissione dai saliranno diversi piani, tra qualche minuto li ritroviamo tutti qui. Mi sembra giusto. Grazie, ci piaceva a tutti voi. Con te e comunque la famiglia Fellini celebrare questa giornata mondiale del pane. Ti ringraziamo tantissimo anche per la tua amicizia e perché ogni giorno ci mandi i tuoi saluti. Grazie davvero. Grazie a voi. Ciao. E grazie agli spettatori, grazie mille. Buona giornata. Se sembri come un trofeo, Andrea, lo tiri su. È come alzare la Coppa dei Campioni. Primo premio ad Andrea Polazzi. Allora.